Chi sono? È la domanda che da sempre nell'umanità ci poniamo, a livello a volte inconscio, a volte conscio. Ci sono state migliaia di persone, di studiosi, che hanno filosofi, che hanno cercato di dare questa risposta. La risposta oggi è molto più semplice. Io sono ciò che so. E dov'è questo patrimonio, questa memoria? Questo patrimonio, questa memoria è custodito all'interno della mappa del mondo, della mia mappa del mondo, della mia mappa che è unica come le mie impronte digitali, perché è il risultato di tutto ciò che io ho vissuto fino a questo momento. Ci sono tutte le mie esperienze, quindi io sono ciò che so. Come si forma la mappa del mondo, la mappa del territorio? Inizia a formarsi proprio nel momento del concepimento, quando i nostri genitori ci trasmettono il loro patrimonio genetico. E all'interno di quel patrimonio genetico c'è il grado di consapevolezza raggiunto dalla linea genealogica dei nostri genitori. Quindi noi nasciamo in una condizione di consapevolezza di noi che ha già raggiunto un livello, quindi non avremo consapevolezza zero di noi, avremo consapevolezza di noi nella misura in cui le linee genealogiche dei nostri genitori hanno acquisito consapevolezza. Poi facciamo esperienze. Impariamo a muoverci, impariamo a parlare, impariamo a camminare, impariamo l'inglese, impariamo a leggere, impariamo a divertirci, impariamo a fare le stupidaggini, impariamo a dire di no, impariamo a dire di sì, impariamo un lavoro, impariamo tutto quello che ci permette di dare un senso a quello che è la nostra esistenza e a quello che ci permette di dire io sono così. E di questa mappa siamo in un qualche modo prigionieri, perché nella mappa c'è nascosta anche la matrice, proprio quella matrice di cui parla il famoso film Matrix. E che cos'è la matrice? La matrice non è altro che un insieme di regole, di doveri, di ciò che io ho necessità di fare. Perché solo rispettando quello che c'è nella matrice o andando contro quello che dice la matrice, la mia esistenza ha senso. Quindi nella matrice ci sono tutti i codici che mi servono per essere un barbone, un ladro, un affarista, un venditore, un maestro, un insegnante, un dottore, un avvocato, un operaio. Quindi dentro ci sono quei codici sociali che comunque mi permettono di dire che io ho il libero arbitrio, che io posso scegliere. In realtà non è così. Io non scelgo, è la mia mappa e la matrice che scelgono, perché è lì dove ci sta scritto quali sono le possibili scelte che io posso fare nella mia esistenza. Ti faccio un esempio molto molto facile, perdona la semplicità, ma credo che ti possa essere di aiuto. Per un istante immagina di fronte a te un cono gelato al gusto cioccolato e immagina questo cono gelato che si sta sciogliendo sulle tue mani e tu non puoi leccarlo, sorbirlo, mangiarlo, ma sei immobilizzato e guardi e senti le gocce di cioccolato, del gelato al cioccolato che si sciolgono, ti cadono sulle mani, ti inzaccherano le mani, ma non puoi muoverti fino all'ultimo pezzettino. Cosa succede dentro di te? Questo
lo sai solo tu. Prova ad analizzare che cosa succede. Magari non ti piace il cioccolato, magari questa cosa ti fa schifo, magari qualcosa di può essere disgustoso il fatto che ti goccioli sulle mani, oppure ti piace. Non esiste il gelato però. Esiste però tutto ciò che tu sai sul gelato, il cioccolato, all'interno della tua mappa matrice. E tu vivi sensazioni, provi emozioni e ti senti in un certo modo solo rispetto al tuo decodificatore della realtà. E ti basta immaginarlo. Non hai bisogno d'altro. Ecco che tu non hai bisogno di avere il cono del gelato in mano. Ti basta leggere tutte le esperienze che hai fatto con un gelato, o hai visto o hai partecipato alle esperienze degli altri, per riuscire ad immaginare tutto questo, anche se davanti a te in questo momento il gelato al cioccolato non c'è e non si sta assolutamente sciogliendo. Sempre per continuare con il nostro gelato, adesso immagina che arrivi una persona e ti dice: lei ha sporcato per terra e quindi c'è una multa da pagare di 50 euro. Cosa succede? Come ti senti? Puoi essere arrabbiato, indignato, sentirti in colpa, oddio non me ne sono accorto, puoi dirti tutte le cose. In questo caso la tua mappa matrice ti sta dicendo quali sono le norme di comportamento che tu hai dentro. In realtà anche in questo caso non esiste nessuna persona, non esiste nessuna autorità, non hai fatto nulla, ma hai immaginato quali potevano essere le conseguenze, come ti saresti comportato nel caso che quella realtà fosse esistita, ma non c'è nessuna multa da pagare. È un gran bel casino, non trovi? E come possiamo in un qualche modo uscire da questa mappa del mondo matrice che ci tiene vincolati a delle scelte che possiamo fare solo attraverso la nostra esperienza, solo attraverso ciò che abbiamo imparato, o ribellandoci ad esse? Lo possiamo fare imparando a leggere la mappa matrice. Questa è la possibilità. Leggo la mappa e quindi comprendo quali sono i miei comportamenti, penso a cosa vorrei fare di diverso, penso a un cambiamento. E nel momento in cui io penso al cambiamento, ecco che posso a quel punto trovare quegli strumenti, quelle competenze utili a portare a termine l'apprendimento che mi serve per poi agire il cambiamento. Ecco la nostra libertà, imparare per cambiare. Ripeto, la mappa del mondo, la matrice, sono la nostra guida, sono la somma di tutte le esperienze che abbiamo fatto, è la nostra memoria, chiamala come vuoi. L'importante è che se io voglio cambiare qualcosa e leggendo la mia mappa mi accorgo che mancano delle informazioni per fare quel cambiamento, non dovrò fare altro che impararle, perché il fatto di possedere le informazioni, di possedere le conoscenze, di imparare le competenze mi potrà permettere di agire il cambiamento. Perché nel momento in cui io sono ciò che so, il cambiamento lo avrò già fatto. Ed è solo attraverso l'azione che io posso cambiare la mappa. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, no? Quando ti dicevo: ma io chi sono? Io sono ciò che so. Io sono la mia mappa del mondo, sono la matrice, ma sono anche
capace di fare un cambiamento all'interno della mappa, perché io sono il creatore della mappa e quindi posso decidere di fare qualsiasi cambiamento desidero.